Ne abbiamo fatte tante, ragazzi, ma questa batte tutte. Rimanete fino alla fine per scoprire come farla. Prendiamo due uova, le mettiamo in una ciotola, aggiungiamo 80 g di zucchero e cominciamo a montare con le fruste. Dopo un paio di minuti aggiungo anche 60 g di olio, gradualmente. Io ho utilizzato l'olio di semi di girasole, ma va benissimo qualsiasi altro olio. Adesso, come vedete, le uova sono diventate belle, chiare e sfumose, quindi ci fermiamo con le fruste. Vado ad aggiungere 70 g di farina di grano saraceno. Anche qui la metto gradualmente e mescolo delicatamente con la spatola, così non smonto le uova. Diana, forse ho capito che cosa stai preparando. È difficile da intuire questa. Ah sì? Sì, vedrai. Vedremo È se una poi ho cosa che non ho ragione. mai fatto, mai, Ah sì? mai, mai, prima volta, quindi speriamo venga bene. Ora aggiungo anche 30 g di farina di mandorle, che darà proprio una consistenza ancora più soffice all'impasto. E infine aggiungo 8 g di lievito in polvere per dolci. Ora vado a distribuire l'impasto nello stampo da crostata, il mio è da 22 cm di diametro e io l'ho ricoperto con un foglio di carta da forno. Livello bene l'impasto con la spatola. E ora cuociamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 18 minuti. Andiamo! Ma ragazzi, mentre aspettiamo, se volete supportare il nostro grande lavoro, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, così ci date una mano enorme e ci aiutate a spargere la voce, così più persone potranno fare queste ricette. Inoltre vi ricordo di seguirci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, anche lì siamo attivi, pubblichiamo tante cose interessanti e dietro le quinte, quindi seguiteci. E ora siamo pronti per preparare finalmente la nostra crema. In una ciotola vado a mettere 20 g di caffè solubile, aggiungo anche 80 g di zucchero e poi metto 100 g di acqua ghiacciata. Io l'ho messa nel congelatore per almeno un quarto d'ora, mi raccomando, deve essere freddissima per la riuscita di questa ricetta. Quindi vado a metterla. Poi prendo le fruste elettriche e comincio a montare e poi vedrete la magia. Guardate qua ragazzi che cosa sta venendo. Ragazzi, ci siamo. Wow! Io sono senza parole, guardate. Guardate che meraviglia, sembra che ci sia la panna dentro. Mamma mia ragazzi, incredibile davvero. Wow! Dovete ovviamente far montare questo composto per almeno 4 minuti, di continuo. In questo modo otterrete proprio questa consistenza pannosa, cioè sembra una nuvola, bellissima. Ora mettiamo da parte un attimo la nostra mousse e prendiamo la torta che nel frattempo l'abbiamo sfornata, io l'ho fatta raffreddare sulla gratella e poi l'ho capovolta su un piatto. È venuta benissimo ed è super 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 soffice. Ora vado a bagnare la mia base con del caffè. Qui ho circa 100 grammi, caffè leggermente zuccherato, proprio leggermente. E vado proprio a bagnarla tutta. Questa deve essere una bontà, Diana, infinita davvero. E immagino non sia finita comunque la ricetta, No, cioè. è appena iniziata. Diana, come la chiamiamo questa ricetta? Dai, Ah, questa è una domanda ci difficilissima. provo io. Vai. Crostata tiramisù. Bella, mi Ti piace. piace? Però sentiamo anche voi, suggeriteci un nome degno di questa ricetta. Scriveteci nei commenti. E ora proseguo con uno strato di cioccolato. Qui ho la nostra nocciolata, ve la ricordate? Buonissima, fatta in casa. E io l'ho semplicemente diluita con della bevanda vegetale. Ma potete usare tranquillamente del cioccolato sciolto in questo caso. Noi abbiamo usato il cioccolato fondente, giusto Diana? Ottimo. Sì, la nocciolata proprio che è fatta con il cioccolato fondente. E trovate la ricetta qui sulla pagina, tra i video. Come poteva mancare il cioccolato in una ricetta del genere, Diana? Come può? Cioccolato e caffè, dai. Ora vado a mettere della granella di nocciole tostate. Che buona Diana, mamma mia, sta torta sarà davvero forse una delle più buone che abbiamo fatto. Mi sa di sì. Ora prendo la mia mousse e la metto all'interno di una sac à poche.
E ora vado a decorare la mia torta. Sembra una torta da pasticceria, Diana. Io mi sto concentrando, eh. Ragazzi, guardate qua che meraviglia. Il risultato finale è un qualcosa di incredibile. Ma siamo ovviamente curiosi di sapere che cosa ne pensate voi di questa ricetta. Ed ecco arrivata la parte migliore, il taglio e l'assaggio. Wow. Ragazzi, questo è incredibile. Pezzo piccolo, eh. Vai. Oggi un pezzo piccolo. Vado subito. Oh mio Dio, non ho parole per descriverla.